L'anno di servizio civile, questa esperienza incredibile, unica, che è assolutamente una straordinarietà del nostro paese, sicuramente dà la possibilità ai nostri giovani di mettersi in gioco e sperimentarsi con quelle che chiamiamo le competenze sociali e civiche. È di fatto uno strumento straordinario di cittadinanza attiva, quindi i ragazzi attraverso questa esperienza non soltanto acquisiscono conoscenza, fanno un percorso di formazione lungo e importante, ma confrontandosi con progetti reali, avendo relazioni con enti, con soggetti, trovandosi tra loro, negoziando, rapportandosi, facendo comunicazione, in realtà, è un vero e proprio esercizio per sviluppare competenze appunto civiche e sociali. Beh, la riforma del servizio civile universale, la riforma del 2017, ha introdotto, e il sistema ne è assolutamente felice, il tema delle competenze. E non parla direttamente di certificazione, bensì di riconoscimento e valorizzazione. E quindi, gettando un po' il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo già voluto da subito e quindi l'avviso per la presentazione dei progetti agli enti, che è scaduto nel mese di gennaio, ha già questo tema al proprio interno. Dicevo, abbiamo voluto già da subito percorrere questa strada e quindi abbiamo cominciato a immaginare che gli enti presso cui i ragazzi svolgono servizio civile, alla fine del percorso, possano produrre qualcosa che resti ai ragazzi per in qualche modo attestare quell'anno, le attività svolte, come quelle attività effettivamente possono significare aver maturato delle competenze. Quindi oggi nella presentazione dei progetti gli enti hanno comunque la necessità di indicare quale tipo di attestato scegliere e chiaramente resta in piedi il fatto che enti che sono attrezzati possono proprio immaginare un percorso di certificazione delle competenze, così come disposto dal decreto 13 del 2013, quindi agganciando due mondi. È un punto di partenza, è qualcosa su cui si deve lavorare molto, non solo le istituzioni, non solo gli enti, ma gli stessi ragazzi. Sappiamo che si tratta di un processo che deve vedere i giovani attivi nel volersi far certificare e quindi c'è molto da lavorare su, però c'è assolutamente l'idea che questo sia un obiettivo primario del servizio civile. Una delle cose più difficili è ricordare o citare un'esperienza quando si parla di servizio civile, perché poi la particolarità di questo istituto straordinario della Repubblica, che è la difesa della patria, è questa sua declinazione in mille forme. E quindi, se penso al servizio civile, penso ai tanti progetti, per esempio, per la prevenzione dei rischi e quindi progetti di protezione civile. Penso al tema dell'assistenza che è talmente ampio da andare da prendersi cura dei bambini del doposcuola a far compagnia agli anziani oppure costruire incontri tra generazioni diverse, ma c'è il tema dei beni culturali, dell'ambiente, quindi è un mondo talmente vasto dove ciò che ci si porta dentro alla fine proprio è un puzzle straordinario che si compone di questi diversi pezzi. E poi in assoluto la soddisfazione più grande è sentire, ritrovare quei ragazzi che magari hai conosciuto all'inizio del percorso, ritrovarli a fine percorso, magari erano anche un po' scettici all'inizio di come sarebbe andata e invece attraverso il racconto della loro esperienza avere tangibile in mano la prova del fatto che è stata innanzitutto un'esperienza di vita, che poi se ci pensiamo è unica perché è un'esperienza che arricchisce chi la fa, e quindi il giovane, e contemporaneamente contribuisce a dare un servizio al paese, alla comunità. E non c'è altro, al momento che faccia una cosa del genere.